Cari amici, buongiorno e bentrovati a questo momento di condivisione della parola. Come sempre ve lo ricordo, è un onore per me, un piacere poter aprire la giornata leggendo la parola del Signore. Il testo che questa mattina ci viene proposto lo troviamo nell'epistola di Paolo a Tito, il capitolo 2, i versetti che vanno da 11 a 13. E dice così: infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio, Salvatore nostro Gesù Cristo. Lo stesso testo, letto in una versione diversa, dice in questa maniera: poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini. Devo essere sincero che negli anni passati probabilmente mi sono un po' lasciato andare. Immaginate che avevo solo 160 kg. Prima di conoscere una clinica avventista che mi ha aiutato a comprendere tante cose. E devo essere sincero, tante volte conosciamo il Signore, o lo conosciamo in parte, però ci lasciamo andare su tante cose. Oltre ad essere vicino al Signore, però nello stesso momento mi piaceva mangiare. Riuscivo a saltare due pasti, quello della mattina e quello del mezzogiorno, ma la sera mi davo tanto da fare e in pochissimi anni ho preso tanti chili. Per toglierli non è stato molto semplice, però mi rendo conto che sono entrato nell'ottica di togliere questi chili solo quando veramente ho conosciuto che cosa significa conoscere questa grazia che porta salute. Il Signore non trasforma solamente la vita di tutti i giorni e spiritualmente, ma può trasformare il nostro corpo anche, può dargli vita. In questo momento è vero che ho perso tutti questi chili, ma mi trovo anche a dover gestire un problema di glicemia alta, quindi di diabete. E in questi anni il Signore mi ha fatto vedere più volte che la Sua presenza nella mia vita dà equilibrio anche a questo problema. Questa mattina non vi sto dicendo che se qualcuno prende dei medicinali deve sospenderli. Anche io sto prendendo dei medicinali. Ma mi rendo conto che il punto in cui dove ero arrivato era un punto veramente grave. Il Signore mi ha portato indietro da quando l'ho conosciuto. Ho tolto tante cose, continuo a prendere delle compresse, ma mi dà quell'equilibrio necessario a poter vivere bene e stare bene insieme a Lui. E il testo continua dicendo: ci insegna a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Anche per questo dovrei confessare delle cose. Vedendo sempre il passato, mi piaceva fare tante cose, per esempio sabato e domenica andare fuori a mangiare, ma il mio mangiare non era solamente andare fuori per assaggiare qualcosa, ma era per soddisfare qualcosa che non avevo, e quindi molti pasti erano per consumare cose che magari il Signore ci consiglia di non esagerare. Non avrei mai immaginato che, conoscendo meglio il Signore, nel giro di pochi giorni potessi decidere di togliere la carne, di togliere il pesce, di togliere qualunque cosa. Ripeto, quello di cui parlo è un percorso personale e abbiamo la libertà piena nel Signore, però mi sento di esprimere quello che il Signore ha fatto per me. E posso dirvi che in questi ultimi anni il Signore ha trasformato così tanto la mia vita che non ho più desiderio di fare alcune cose. Non ho desiderio di andare in posti, per esempio, dove mi piaceva andare prima, dove c'era confusione, persone. Ho necessità di frequentare più posti all'aperto, dove posso guardare quello che il Signore ha fatto, il suo creato. I possibili rumori sono quelli degli uccelli, delle rondini, degli animali che sono intorno a me, e contemplare veramente la magnificenza del Signore. Non immaginavo di poter raggiungere questo, però ringrazio il Signore perché nella mia vita c'è stato un cambiamento. Vi confesso anche che ci sono ancora molte cose che devo cambiare, però
questo testo penso di averlo vissuto in maniera piena e forte. Ci insegna a rinunciare alle cattiverie, alle cose mondane, le cose di tutti i giorni, perché possiamo vivere nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Io aggiungerei come lo è stato per Cristo Gesù. E qual è il motivo? Perché dobbiamo fare questo? E lo dice nel versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù. È un mio desiderio. Ultimamente con mia moglie abbiamo deciso di cambiare vita, di dare un aspetto diverso alla nostra vita, nonostante questi cambiamenti, ulteriormente affidarci completamente al Signore. E io penso che questa mattina, anche per te che ascolti, potrebbe essere un modo per dire: Signore, aiutami, voglio conoscere di più questa grazia che dà vita, che dà salute, che salva. Possiamo inchinarci insieme e chiedere questo al Signore, perché ti possa aiutare, possa continuare ad aiutare me. Grazie caro papà, perché tu trasformi le nostre vite. Grazie perché non ci abbandoni. Grazie perché hai visto la necessità della tua creatura e ti sei dato a noi, sei sceso qui sulla terra per camminare insieme a noi, per ridarci la vita, ridarci quello che in maniera banale ci è stato tolto. Aiutaci questa mattina, aiuta me papà, aiuta tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando e stanno pregando insieme a me a poter essere trasformati, a poter vivere diversamente questa vita, perché vivendola in maniera diversa noi possiamo vedere e aspettare il tuo ritorno. Qualcuno dice che è tardi a ritornare, forse tardi perché stai aspettando ancora me, stai aspettando l'amico che insieme a me sta pregando, l'amica che insieme a me sta pregando. Ma vogliamo questa mattina mettere ogni cosa nelle tue mani per essere pronti e quel giorno insieme vedere quel glorioso ritorno di Cristo Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita. Allora sì che avremo un corpo diverso, saremo trasformati completamente alla tua immagine. Grazie, e che questa speranza durante questa giornata e nei giorni a seguire non vada via più dal nostro cuore e dalla nostra mente. Guidaci questa mattina, ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Auguro a te che mi stai ascoltando una buona giornata e un arrivederci a presto.